Ciao a tutti, sono Bips e anche quest'oggi vi propongo un video su World of Warcraft Classic. Questa volta volevo parlare di tutte le informazioni che abbiamo a nostra disposizione fino adesso riguardante il gioco. WoW Classic è il rifacimento del gioco base, senza nessuna espansione, e viene anche detto World of Warcraft Vanilla. La Blizzard vuole ricreare la stessa esperienza del gioco che fu lanciato nel 2004. Quando esce il gioco? La Blizzard ha specificato che uscirà quest'estate, quindi estate 2019, ma non ha ancora dato una release date ufficiale. Quanto costerà? Il gioco di per sé non costa, però bisogna avere un abbonamento attivo, il quale vi dà l'accesso al gioco retail e pure al classic. Varia all'incirca dagli 11 e 13 euro, dipende dal tipo di abbonamento che fate. Quindi, se voi fate l'abbonamento, potrete giocare allo stesso tempo sia a Classic che a Retail. Come hanno ricreato il gioco? Come stanno ricreando il gioco? Hanno preso i dati della patch 1.12, che è una tra le ultime patch, e li hanno inseriti nel motore moderno del gioco, ovvero il client, quello di Legion. Importando i database per l'appunto 1.12 e tutto ciò che comprende l'arte del gioco. A proposito di arte, parliamo della grafica. Molti si chiedono: ma come sarà la grafica di World of Warcraft Classic? I modelli saranno quelli vecchi e ci saranno due tipi di grafica. La Classic Mode e quella moderna, diciamo. Tramite le opzioni grafiche del gioco sarà proprio possibile spuntare e decidere di giocare con la Classic Mode, che appunto vi darà un feeling più vecchio del gioco, parecchio old style. Oppure quella più recente. Quindi ognuno può decidere quello che più gli piace. Hanno detto che vogliono mantenere l'autenticità del gioco del passato, quindi niente groupfinder, mod volanti, achievements, tutto ciò che non c'entra con World of Warcraft Classic o tutte le feature che sono aggiunte man mano nel tempo, non ci saranno. Il loro goal è non fare cambiamenti finché è possibile. Al BlizzCon hanno fatto una demo in cui si poteva giocare sia in Alli che in Orda e provare gli omini fino al livello 19. Lì si poteva avere un'idea globale su quello che avevano creato fino a quel momento. Io ci ho giocato e devo dire che è stato parecchio gradevole come demo, ovviamente era una demo in cui si poteva giocare davvero pochi livelli, le aree erano ristrette, quindi non si poteva fare tantissimo. C'era molto lavoro ancora da fare, l'hanno detto anche loro. C'erano molte cose, magari rimanenti del client nuovo, o comunque meccaniche non totalmente corrette, ma hanno detto che ci stanno lavorando e le hanno fissate. Come faranno uscire il gioco in questo momento? Allora, hanno detto all'inizio che avrebbero fatto uscire il gioco diviso in quattro fasi. La prima conteneva Molten Core, Onyxia, Darkmaul, Kazzak, Azuregos. Il secondo, Blackwing Lair, Battleground PvP e Zul'Gurub. Il terzo, anche Rajah, il Tier 05, il Silithus Contest, il Green Dragons. E il quattro, Naxxramas e lo Skrulls Invasion. Dopo varie pressioni fatte dalla community, si sono re resi conto che comunque rilasciare il content in quattro fasi non rispecchiava realmente l'evoluzione reale di World of Warcraft Classic che c'è stata nel passato. Quindi, seguendo i consigli della community, hanno deciso di portare da 4 a 6, quindi hanno diluito il content in una timeline più lunga in maniera da dare il feeling reale del gioco. Quindi, in fase 1 invece adesso avremo Molten Core, Onyxia e Maraudon, nella fase 2 Darkmaul, Azuregos e Kazzak, nella 3 Blackwing Lair, Darkmoon Fair e Darkmoon Tech Drops. Nella 4 Zul'Gurub e Green Dragons, nella 5 anche Rajah, i Dungeon Loot di Tier 05, nella fase 6 sempre Naxxramas e Skrulls Invasion. Questo è molto importante, ragazzi, perché darà proprio l'idea di progressione che c'è stata nel passato. L'altra cosa da menzionare, di recente hanno detto come faranno uscire il PvP content, ovvero in base alle fasi di cui abbiamo appena parlato. In queste fasi saranno messi
le release del PvP. Ad esempio, fase 2 aggiungeranno l'Honor System e i PvP Rank Rewards. Questo cosa vuol dire? Che tutta la fase 1 ci sarà possibile fare PvP, ok? Cioè, il PvP sarà possibile farlo, non in Battleground perché non ci sono, ma non vi darà nessun reward reale se non proprio il gusto di uccidere i vostri avversari. Nella fase 2 invece ci sarà il vero e proprio Honor System e i PvP Rewards. In fase 3 aggiungeranno i Battleground, Alterac Valley e Warsong Gulch, quindi i primi due Battleground saranno AV e Warsong Gulch. Senza la T-Base che verrà aggiunto in fase 4, e in fase 6 aggiungono gli eventi War PvP in Silithus e nell'Eastern Plaguelands. Adesso vi mostro pure l'immagine in cui è contenuto tutto assieme, ovvero la fase 1 PvP, in tutte le fasi, sia il PvP che il PvE, come potete vedere da questa immagine. Tornando a parlare di ciò che sappiamo, grazie anche alla demo, è che non ci sarà il phasing o il cross realm zone tra servers. Nella demo c'era lo sharding, e probabilmente sarà usato all'inizio per controllare l'afflusso dei player nelle zone basse, ma hanno detto che non vorranno farlo rimanere nel gioco e cercano di limitarlo il più possibile. Ma ancora bisogna vedere come verrà implementato nel gioco. Il debuff limit sarà 16 come 1.12 e al momento non hanno piani per aggiungere content nuovo o andare nell'espansione successiva, ovvero TBC. Hanno parlato del loot trading. All'inizio hanno detto che volevano avere loot trading in qualsiasi gruppo, ma poi sempre grazie alla community, si sono resi conto che poteva creare qualche problema di griefing o Ninja Looting, e quindi hanno deciso di limitare il loot trading solo e esclusivamente ai raid. Quindi entro 2 ore si può trascambiare il loot nel raid, in maniera che se c'è stato un errore o qualcuno ha cambiato idea, sarà possibile scambiarsi gli oggetti tra i partecipanti dello stesso raid. Tutti gli item saranno dell'1.12 e non ci sarà item progression stile server privati. Ad esempio, nei server privati alcuni item mutavano durante il tempo basate sulla progressione delle patch del passato. Questo non ci sarà perché lo giocheremo sempre nel 1.12, mentre nei server privati poteva accadere che ad esempio un item cominciava con 10 int e 10 stamina, andando avanti nel tempo nelle patch diventava, non so, 5 int, 5 stamina e 30 spell damage. Esempio casuale, ma per rendere l'idea, questo non succederà. Gli item saranno sempre gli stessi e saranno lockate le stats. Poi hanno parlato del limite dei personaggi creabili su Warcraft Classic: massimo di 10 personaggi per Realm, massimo di 50 per Region. Solo un tipo di fazione per Realm, ovvero se voi create un personaggio ally, potete creare su quel Realm solo personaggi ally. Questo è molto importante perché World of Warcraft Classic era così e dà proprio un feeling di confronto tra Horde e ally che magari si è perso nel tempo, quindi molto interessante. Hanno anche parlato dello spell batching, cioè, che è la capacità dei server di gestire le interazioni delle spell, ovvero il server crea dei gruppi di azioni che contengono i vari spell prima di elaborarli. In passato su Vanilla questi erano creati ogni 200 millisecondi e quindi era più comune, ad esempio, vedere un warrior che usava il suo pummel, che è il suo interrupt, su un cast di una ship, vedere i danni del pummel entrare al fine cast della ship e in questo momento entrava anche la ship. O non so, ad esempio, due warrior che si chargeavano a vicenda allo stesso momento. Ora in retail questa finestra ridotta a 20 millisecondi, questo significa che da 200 a 20 è una differenza enorme, e che in retail queste azioni possono comunque accadere di doppia charge, ad esempio, ma in percentuale è molto più basso che questo accada, no? Per questo motivo vogliono cercare di ricreare il feeling di Vanilla pure su questo aspetto. A questo punto io mi porgo alcune domande che sono: quando uscirà la beta, se ci sarà. Io spero che ci sia, anche se magari potremmo dare un po' a discapito dell'hype generale sul gioco. Ci
So di per certo che c'è l'alpha testing solo per i dipendenti in questo momento. Quando ci danno la release date, io spero che entro fine maggio ci dicano una data, perché molte persone devono prenotare ferie o comunque vogliono dedicarsi al massimo, vogliono sapere assolutamente quando sarà l'inizio di questa release. Come mia previsione, io credo che fine agosto, inizio settembre. Un'altra domanda che mi pongo è: ci saranno i server localizzati, tipo gli server italiani, solo italiani, spagnoli, francesi, eccetera? Questo è molto importante, che anche da tenere in conto. Quanto capite saranno i server? 3.000, 6.000 persone? Alcuni server privati arrivavano a numeri molto più alti rispetto ai server del passato, quindi anche questo da tenere in conto. Il numero delle persone su un server ovviamente va a cambiare parecchi aspetti del gioco, sia il PvP outdoor, sia l'action house e molti altri aspetti. Un'altra domanda è che se nei battleground ci saranno i cross realm, divisi in pool di 4-5 server come in passato, o solo realm contro... o sono server contro server, o realm contro realm, no? Questo è anche molto importante da sapere. Spero che questo recap abbia chiarito qualche vostro dubbio. In generale, comunque, se non si è sicuri di qualcosa, al momento bisogna cercare di prendere come riferimento la patch 1.12. Detto ciò, se avete qualche dubbio o qualsiasi domanda, potete scrivere direttamente nei commenti del video, oppure potete venirmi a trovare direttamente in streaming su twitch.tv/bimzg e chiedermi direttamente lì. Grazie di essere passati e ci sentiamo al prossimo video.